Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Siamo qui in officina da noi con un caldo torrido. Siamo pieni di macchine perché a luglio è sempre così, abbiamo l'officina che è piena come un uovo, però dobbiamo cercare di accontentare tutti perché è così. E noi cerchiamo di farlo nella miglior maniera possibile. Oggi, oltre ad altre macchine, abbiamo in lavorazione, abbiamo terminato adesso, questa BMW X6, molto recente, un 3000 turbo diesel, macchina che non sto a descrivere a livello, diciamo, tecnico, perché di solito il motore è il 3000 turbo diesel BMW, che è lo stesso montato sull'X5, su altri modelli, quindi non entro nel merito, non entro neanche nel merito della descrizione della tipologia di macchina, perché è una macchina molto strana, non è un SUV, è un SUV più fatto a coupé, cioè è una roba, un ibrido. A me personalmente devo dire non mi fa impazzire, però ognuno ovviamente ha i propri gusti, cioè se dovessi prendere un SUV prenderei un SUV puro, non una via di mezzo che non si capisce se è più coupé o se è più SUV o quant'altro. Però comunque è una tipologia di carrozzeria che la BMW ha sviluppato, per quello che so, ha sviluppato soprattutto per il mercato americano. Quindi basta vedere le dimensioni delle macchine che recentemente stanno uscendo, anche BMW, l'ultima X5, è una roba veramente enorme, e quindi sono tutte tipologie di macchine forse più adatte al mercato americano, perché lì ovviamente hanno degli spazi, hanno degli utilizzi a livello di chilometraggi molto superiori a quelli che abbiamo noi in Europa e soprattutto in Italia. In Italia questo tipo di macchine sono più le stradine piccole, sconnesse o quant'altro. Si fa fatica ad andare in giro con robe di questo genere. Allora, venendo nello specifico a quello che sono state le richieste del cliente, come spesso accade su vetture con motore turbo diesel, il cliente lamenta il fatto, cioè voleva avere più sound. Quindi abbiamo, come al solito, l'abbiamo detto e stradetto in decine e decine di video, sulle vetture turbo diesel non conviene mai, almeno noi come filosofia non tocchiamo mai la linea di scarico di serie. Uno, perché strutturalmente, soprattutto su macchine molto recenti come questa, sarebbe un errore e metteremo il cliente in crisi con la garanzia e con l'assistenza che sicuramente gli contesterebbe il lavoro. Due, perché il sound sarebbe un sound assolutamente scadente, non neanche da paragonare a un sound di un motore a benzina, quindi non andiamo mai a toccare le linee di scarico. E terzo, perché andando a toccare lo scarico di una vettura diesel, non è come un benzina dove si va a togliere un pochino di ostruzione, ma si va a spostare in maniera anche molto sensibile la coppia dal basso verso l'alto, quindi la macchina in basso va molto meglio con lo scarico di serie che non con uno modificato. Detto questo, l'unica soluzione per avere un sound accattivante è, come abbiamo detto tante volte, utilizzare uno dei vari sistemi sound booster. Adesso noi ne stiamo utilizzando di due tipi, il Pantera, che è più semplice da montare ma leggermente più costoso, e il Max House nella nuova versione Bridge, che poi è quella che abbiamo montato su questa macchina, che però per il momento è disponibile solo per tutti quelli che hanno il telefonino Apple, non la versione Android. La release della versione Android per poter utilizzare l'app sarà in uscita nelle prossime settimane. Comunque per il momento il cliente, gli abbiamo chiesto ovviamente prima di montarglielo che telefonino aveva, quindi avendo un Apple può tranquillamente navigare e gestire quello che è la sonorità. Adesso io, come al solito, vi faccio sentire l'accensione della macchina e quello che è il sound che ne deriva. Quindi, come sentite, appena si accende la macchina non ha un momento di buco, ma parte subito con il sound, quindi già questo denota la qualità del prodotto. Poi ovviamente, se uno guarda, questa è la lancetta dei giri, all'aumento dei giri chiaramente aumenta la sonorità. Questo, quindi, il tutto è collegato direttamente, cioè il sistema è collegato direttamente con il sistema CAN bus, quindi il numero dei giri li prende tramite un collegamento alla linea CAN bus,
Quindi questo, questo link dà appunto la possibilità di ottenere un suono il più veritiero possibile. Adesso noi l'abbiamo settato con una sonorità con un livello medio, comunque uno entrando nell'app sono veramente app molto molto fruibili e molto personalizzabili, cioè al di là del volume, aumento, diminuzione del volume, accensione e spegnimento, gli effetti speciali, poi arrivare a un certo numero di giri e far calare gradualmente la sonorità, per cui a uno serve avere il sound magari fino a un certo numero di giri, poi magari in autostrada magari questa, questa sonorità potrebbe dar fastidio, quindi si imposta un certo numero di giri dove la sonorità va gradualmente a scendere in maniera tale da, e uno se lo costruisce, chiaramente bisogna, ognuno se lo costruisce in funzione delle proprie esigenze. Noi diamo una taratura media quando lo montiamo, poi il cliente entrando nell'app gli spieghiamo quali sono i vari settaggi che deve fare, se lo personalizza in maniera proprio del tutto micrometrica. Quindi direi che, ecco, anche in questo caso è una macchina, potrebbe essere una macchina a benzina a tutti gli effetti, proprio non ha nulla da invidiare una macchina a benzina. Non so se riuscite ad apprezzare il sound, perché noi purtroppo con i microfoni che abbiamo non riusciamo a dare esattamente il timbro come nella realtà, ma vi posso assicurare che nella realtà il risultato è assolutamente eccellente, proprio sembra una macchina a benzina a tutti gli effetti. Sono sistemi che non sono economici, sono i sistemi top di gamma, escono con 65 watt, non hanno paragone con nessun altro sistema economico, non cito i nomi perché noi ne trattiamo appunto due, ce ne sono almeno un altro paio, ma c'è una differenza nettissima, quindi quando andate a scegliere questi sistemi, mi raccomando, anche solo chiedendoci un consiglio, attenzione ad andare a prendere i sistemi più economici, perché c'è una differenza in termini di watt che li rende completamente diversi gli uni dagli altri. Quindi non andate a farvi convincere solo sulla parte economica, ma è un po' come dicevano i miei vecchi nonni, chi meno spende più spende. Quindi se tu vai a spendere poco, ovviamente avrai una qualità e un risultato inferiore rispetto a quello di spendere un pochino di più e avere un risultato assolutamente ineccepibile. Detto questo, oltre al discorso sound, ovviamente il cliente, la macchina è ancora in garanzia, quindi non potevamo toccare la parte elettronica della centralina motore, e quindi come di consueto abbiamo montato, la si vede qua ormai è stata montata, la centralina Seletron, qua dove vedete questa etichetta, quindi in maniera diciamo discreta, se uno apre il cofano difficilmente si capisce, che anzi direi è impossibile capire che quella è una centralina. L'accortezza che dobbiamo poi spiegare al cliente è, prendendo questo tappo di chiusura che è questo, il cliente non farà altro che sfilare la centralina. Sulla centralina c'è una slitta, un connettore che tirandolo fa uscire la centralina, che è grossa come un pacchetto di sigarette. Al posto della centralina uno deve mettere il tappo di chiusura che serve per chiudere il circuito, se no la macchina senza questo tappo qua non parte, non si accende, rinasconde tutto. E a livello di assistenza, se uno va a fare, vanno a collegarsi con la Diage o con il sistema che hanno in BMW, per cui mettono le chiavi dentro lo slot e capiscono subito se la macchina è stata modificata, con questo sistema non viene fuori nessun tipo di anomalia. Quello che diciamo ai clienti è, nel momento in cui per un qualunque motivo, allora normale tagliando, dubito che il cablaggio senza centralina con questo qua nascosto non, è impossibile vederlo, se per caso dovesse subentrare un problema dove il cliente deve far valere la garanzia per un problema motore di qualunque tipo, il suggerimento che diamo è togliere anche i cablaggi, cioè togliere via qualunque impatto visivo che potrebbe far pensare che è stata montata una centralina. Allora in quel caso vengono da noi in un tempo abbastanza breve, col motore ovviamente non caldo, togliamo anche i cablaggi, il cliente va in assistenza, va a fare il suo lavoro in assistenza, quando torna gli rimontiamo gratuitamente il cablaggio e risolviamo il problema in questo senso. Con questa centralina abbiamo calcolato che il guadagno è stato di 36 cavalli e 58 Nm di coppia, quindi più che sufficienti per spostare, per avere più brillantezza su una massa che pesa da sola, e penso che questa massa qua sia oltre le 2,5 tonnellate, più o meno sarà sui 2400-2500 kg, quindi una massa enorme, ovviamente penalizzata da
gommature con impronta a terra molto generose, e quindi il motore chiaramente per spostare la massa e contrastare quello che è l'impronta a terra dei pneumatici, che ovviamente assorbono parte della potenza del motore, il fatto di avere oltre una trentina di cavalli in più sicuramente è un beneficio. L'affidabilità meccanica non viene toccata, i consumi a parità di velocità diminuiscono, nel senso che su percorsi autostradali a velocità fissa l'abbiamo riscontrato decine e decine di volte, questi anni sono centinaia le macchine che abbiamo fatto, e la rispondenza è sempre quella: velocità costante, i consumi diminuiscono. In città non cambia nulla, se uno tira il collo alla macchina consuma di più, però nella media di un anno alla fine il risparmio c'è, poi dipende dal tipo di guida che voi fate. Io direi che anche per oggi, per questa splendida X6 3000 turbo diesel, è tutto. Come al solito vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it, soprattutto nell'archivio elaborazioni, dove troverete questa scheda vettura con annesso filmato che facciamo oggi. Chiamatemi in sede quando volete allo 0273 83 175. Io sono in sede dal lunedì al venerdì, ci sono sempre tutti i giorni fino alle 7. Quello che vi chiediamo è cliccate sulla campanella in basso a destra, e soprattutto iscrivetevi al canale, perché come obiettivo abbiamo quello di arrivare a raggiungere e superare 10.000 iscritti. A oggi siamo quasi a 7.000, quindi ci mancano più o meno 5 mesi per arrivare a fare gli ultimi 3.000 e arrivare a questo obiettivo che ci siamo prefissati, che per noi è molto importante. Quindi abbiamo ovviamente bisogno anche di un vostro sostegno, di un vostro aiuto. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima! We'll be right back.